Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo webinar di comunicazione in pubblica. Stamattina ci parlerà Claudio Trementozzi di comunicazione istituzionale e comunicazione politica online. Ci scusiamo per il ritardo dovuto agli impegni istituzionali del relatore e partiamo immediatamente. Prego. Buongiorno, buongiorno a tutti, spero che funzioni tutto perché io vedo solo. Gabriele, mi confermi che funziona tutto? Sono online. Sei online, Perfetto, posso iniziare la lezione? ti prego, prego. Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti, mi scuso ancora per il ritardo, poi ovviamente quando ci sono poi dei ritardi si sovrappongono anche dei problemi di natura tecnica che inevitabilmente rallentano ulteriormente l'avvio della lezione. Oggi cercherò di analizzare insieme a voi quelle che sono una serie di casistiche di comunicazione istituzionale e comunicazione politica, soprattutto dal punto di vista della comunicazione web, quindi possiamo chiamare la comunicazione sia diciamo nei siti istituzionali, sia la comunicazione che viene invece gestita con i diversi social. Perché il fenomeno che registriamo negli ultimi anni è un fenomeno di profonda sovrapposizione, di notevole sovrapposizione tra quelli che sono i canoni della comunicazione istituzionale e quelli che invece sono i parametri della comunicazione politica. La mia intenzione è quella di non proporvi una semplice lezione con le caratteristiche specifiche della comunicazione istituzionale e di quella politica, quindi non fare un trattato sui due tipi di comunicazione, ma darvi alcuni suggerimenti su come la comunicazione istituzionale, quali sono gli obiettivi della comunicazione istituzionale, quindi cosa si deve fare per perseguire quelle che sono le finalità della comunicazione istituzionale, quindi dell'attivazione di un dialogo con i cittadini, e un dialogo che sia un dialogo circolare, quindi non un dialogo improntato esclusivamente alla diffusione delle informazioni, ma all'attivazione di una circolarità, cioè quindi alla disponibilità all'ascolto e di conseguenza anche a correggere eventualmente il tiro nel momento in cui ci si accorge che le attività di comunicazione non sono efficaci sulla base di quelli che erano gli obiettivi strategici che ci si era dati all'inizio. Come dicevo, noi assistiamo ormai da più di un ventennio ad uno stravolgimento, se vogliamo, dei due tipi di comunicazione. Un tempo era una comunicazione molto stringata, molto istituzionale. Tutto ciò che era comunicazione politica veniva delegata a entità esterne alle istituzioni. Invece, dal 90 in avanti, soprattutto dalla metà degli anni 90, il fatto che il marketing, la pubblicità abbia assunto un ruolo preponderante nell'ambito della comunicazione tradizionale, quindi non solo e unicamente nel caso di comunicazione cosiddetta di servizio, cioè campagne di comunicazione, il fatto che sia proprio entrata in modo preponderante nel tipo di relazione che i rappresentanti istituzionali hanno con i cittadini, questo ha di fatto modificato anche il tipo e le tecniche di comunicazione che vengono adottate, mescolato un pochettino le varie tecniche. Questo in qualche modo viene a scontrarsi con quelli che erano i principi normativi che erano stati sintetizzati, che sono stati sintetizzati in quella che è la legge principale, che è il punto di riferimento di chi fa comunicazione pubblica, che è la 150 del 2000. E proprio dalla 150 del 2000 che voglio partire per
mettere dei punti fermi. La 150 del 2000 è tuttora in vigore. Purtroppo in molte realtà, in molte istituzioni, viene considerata come elemento secondario, come elemento da non prendere in considerazione anche nell'organizzazione stessa delle attività di comunicazione. E invece è proprio lì che troviamo alcune risposte, sia per le attività di comunicazione istituzionale, sia per le attività di comunicazione politica. Legge che individua, diciamo, due ambiti di comunicazione, cioè sia l'ambito prevalentemente di informazione che viene delegata all'ufficio stampa, quindi è di competenza dell'ufficio stampa e in parte anche del portavoce, e l'attività invece di comunicazione vera e propria che la legge 150 individua come competenza dell'ufficio relazioni con il pubblico, che oggi ha assunto delle denominazioni diverse, ufficio, diciamo, in generale comunque di comunicazione. Il problema che si pone oggi è un problema legato all'interpretazione delle diverse figure, cioè il fatto che la figura del portavoce, ad esempio, crea una sorta di confusione tra quello che è proprio la comunicazione che l'ente deve fare perché è una comunicazione di servizio e la comunicazione invece che i vertici politici fanno sempre rivolgendosi ai cittadini. La figura del portavoce è una figura che prevista dalla 150 che crea questa contraddizione e porta molti enti ad assumere un atteggiamento di questo tipo, cioè a spostare molto le attività di comunicazione verso la figura del portavoce che prima e fino ad ora, insomma, era prevalentemente presente negli organi statali, quindi diciamo, nei ministeri, nella presidenza del Consiglio e via dicendo, e che invece oggi verifichiamo essere sempre più presente in livelli dell'amministrazione più bassi, anche nel sistema, diciamo, del governo locale, presente sicuramente in molte regioni italiane, difficilmente lo trovavamo nei comuni di piccole dimensioni, quindi comuni capoluogo sicuramente, ma molto difficile era trovarlo nei comuni di piccole dimensioni. Invece negli ultimi anni vediamo e verifichiamo questo andamento, questo tentativo di spostare le attività sia di informazione, cioè di relazione con gli organi di informazione, sia di comunicazione verso appunto la figura del portavoce. È corretto? Non è corretto? Sicuramente dal punto di vista normativo è assolutamente corretto. Il problema di fondo è che la 150 dedica a questa figura poche righe. È una figura, quella del portavoce, che è stata inserita nella norma come un po' frutto di compromesso per, diciamo, fotografare la situazione allora esistente e per incasellare di fatto una serie di figure che non potevano essere inquadrate né tra i giornalisti, quindi iscritti all'ordine dei giornalisti, né tra i comunicatori e quindi coloro che hanno seguito o seguivano, seguiranno, insomma, un percorso di formazione, di qualificazione per diventare comunicatore. Questo argomento è un argomento che è stato dibattuto anche nell'ambito dell'Ordine dei giornalisti, perché la figura del portavoce è una figura che prevede rapporti con la stampa e quindi si sovrappone a quella dell'ufficio stampa. E nello stesso tempo si dice che chi svolge l'attività di portavoce non possa svolgere attività giornalistica esterna a quella che è di competenza sua, cioè alla che viene attribuita dall'incarico con l'ente. Quindi questo ruolo un pochettino confuso, se vogliamo, con dei paletti molto, molto ampi, quindi con delle possibilità molto ampie di competenze, da una parte
facilitano il compito di alcuni dirigenti o di alcuni segretari generali nell'individuare la figura che è più gradita al vertice politico di quell'ente, dall'altra però rischiano di mettere un po' in pericolo quello che è i fondamenti stessi della comunicazione. Però vi dico subito che su questo Compubblica sta lavorando da tempo insieme anche all'Ordine dei giornalisti, insieme come consiglio direttivo, proprio per fare in modo che le basi della comunicazione, quindi il fondamento culturale, non si perda di vista e che quindi non prevalga una comunicazione rispetto all'altra, perché l'importanza dell'una e dell'altra, e quindi la coesistenza dell'una e dell'altra, sono assolutamente accettabili e assolutamente gestibili, insomma. Quindi nella comunicazione istituzionale vorrei dirvi che i principi appunto previsti dalla 150 sono principi individuati fin dal primo articolo della 150 e il primo articolo della 150 individua due fattori di comunicazione, quindi qui stiamo parlando appunto della comunicazione istituzionale, che è in capo prevalentemente all'ufficio relazioni col pubblico o comunque uffici che si sono evoluti partendo dalle caratteristiche dell'ufficio relazioni con il pubblico. Ed è la comunicazione esterna, ed è un obbligo per le pubbliche amministrazioni attivarsi per coinvolgere la cittadinanza, la collettività, ma non solo. Nella comunicazione esterna, quello che la legge evidenzia è che il rapporto deve essere di dialogo anche con altri enti. Questo perché? Per facilitare il più possibile l'accesso agli enti, alle istituzioni da parte dei cittadini. Quindi diversi enti, i diversi settori della pubblica amministrazione devono imparare a dialogare di più, devono in qualche modo individuare delle modalità di linguaggio che facilitino l'organizzazione interna e nello stesso tempo facilitino proprio la relazione, la costruzione di un dialogo positivo e anche, se vogliamo, proattivo con la cittadinanza. Però una comunicazione istituzionale efficace verso l'esterno può essere positiva, può essere effettivamente efficace e quindi frutto di un'efficienza interna se e solo se noi abbiamo appunto una buona organizzazione interna capace di darsi delle regole, dei codici per la trasmissione dei messaggi. Io non riuscirò mai a essere tempestivo ed esauriente nella comunicazione verso l'esterno, verso i cittadini, se non sarò in grado di reperire, recuperare all'interno della mia organizzazione, le informazioni che servono, le informazioni complete che servono. Troppo facile dire, questo tipo di competenza non riguarda il mio ufficio e quindi la trasferisco all'ufficio del collega senza nemmeno dare quelle che possono essere delle invece informazioni almeno di massima che possano guidare in modo corretto il cittadino che si rivolge a noi. Perché, come sempre si fa riferimento all'articolo 1, la comunicazione istituzionale deve trasferire conoscenza, cioè deve riuscire noi come dipendenti della pubblica amministrazione, come collaboratori della pubblica amministrazione, dobbiamo essere in grado di trasferire quello che sono gli elementi di conoscenza, che sono poi anche l'elemento che dà potere, se vogliamo, alla figura che opera all'interno della pubblica amministrazione, dobbiamo riuscire a trasferirla al cittadino. Solo così riusciamo a costruire un dialogo positivo. La comunicazione, poi, tra le sue finalità, è quella di illustrare le attività delle istituzioni. Quindi, raccontare quello che le istituzioni fanno, raccontare quello che un determinato ufficio fa, raccontare se c'è
un nuovo servizio che viene attivato, raccontare e spiegare perché ci sono delle modifiche ad un determinato servizio. Ed è quello la comunicazione istituzionale, non il commento che si aggiunge alla comunicazione istituzionale. E poi vedremo con alcuni esempi cosa intendo rispetto all'intervento, diciamo, di commenti da parte di figure politiche. Altra cosa, e la norma insiste proprio sul concetto di conoscenza, è proprio l'accesso ai servizi. L'accesso ai servizi, quindi mettere nelle condizioni il cittadino appunto di non perdersi tra i meandri del labirinto, diciamo, della burocrazia, per riuscire ad avere velocemente una risposta a quelle che sono le sue esigenze. Sempre nell'articolo 1, più avanti, nel comma 5, nelle lettere successive, vediamo che la conoscenza non deve essere semplicemente una conoscenza limitata a quelle che sono le attività dell'ente, ma deve essere una conoscenza che può essere in qualche modo allargata ad altre realtà, ad altri enti. Quindi se nel caso in cui io mi trovi ad avere una informazione relativa ad un ente, ad una istituzione che promuove un bonus per i cittadini, devo riuscire in qualche modo a garantire che questo tipo di informazione arrivi non attraverso il canale di quella azienda partecipata, pubblica, che ha attivato quel tipo di processo, ma attraverso i miei canali. Altro elemento fondamentale è il discorso della semplificazione, cioè devo rendere sostanzialmente facile l'accesso da parte dei cittadini, e questo ovviamente gli strumenti dell'agenda digitale, previsti dall'agenda digitale, favoriscono moltissimo questa interazione costante e continua che può avvenire anche ed essere favorita anche attraverso l'utilizzo dei social media, se però questi vengono progettati in modo efficace. E poi comunque nelle prossime lezioni ci saranno dei focus specifici poi proprio sui social media, e i miei colleghi approfondiranno più questo aspetto. L'ultimo elemento, diciamo, di questa parte legata all'articolo 1 è l'immagine. L'immagine non solo del proprio ente, ma in generale dell'Italia, dell'Europa, del mondo, insomma, cercare di far conoscere il più possibile quelli che sono eventi che ruotano intorno al sistema pubblica amministrazione. E il concetto di immagine è un concetto che dobbiamo tenere ben presente, perché è un concetto che viene addirittura sanzionato, nel senso che sia nella legge sull'anticorruzione del 2012, della legge sulla trasparenza, decreto legislativo 2013, la legge Madia del 2016, con i vari decreti attuativi del 2017, evidenziano come l'elemento immagine sia un elemento sul quale prevedere proprio una serie di interventi anche sanzionatori a tutti i livelli della pubblica amministrazione, partendo dal dirigente fino agli altri livelli, proprio perché l'immagine è di fatto una dimostrazione di efficienza del funzionamento della macchina, e quindi più si garantisce efficienza, più si è efficaci nella risposta alle domande sociali che giungono dai cittadini. Altro elemento sul quale chiedo la vostra attenzione è sempre sulla 150, quelli che sono gli strumenti. Oggi ovviamente la comunicazione istituzionale rispetto al web del 2000 ha fatto passi da gigante, proprio anche per effetto di nuove potenzialità offerte sia da parte sia per quanto riguarda il web in generale, ma sia proprio per le tantissime app e sull'utilizzo sempre più massiccio degli smartphone, che diventano il principale
strumento per ottenere delle informazioni e quindi per eventualmente attivare processi di comunicazione. Se consideriamo che oltre il 70% delle persone utilizza lo smartphone per accedere sia alle diverse app dei diversi social media, sia ai diversi siti istituzionali. Ecco perché diventa sempre più fondamentale nel processo di diffusione dei messaggi istituzionali, non solo l'utilizzo di strutture informatiche, di reti civiche, eccetera, eccetera, ma anche quello di avere dei portali istituzionali che siano sempre più che tengano conto proprio della fruibilità di come il cittadino entra in contatto con la pubblica amministrazione e quindi devono essere dei portali mobile friendly, si dice, quindi che si adattano poi ai diversi dispositivi, ai diversi device che vengono utilizzati. Chi svolge però appunto l'attività di comunicazione, e la norma su questo è chiarissima, l'attività di comunicazione viene svolta proprio dall'ufficio relazioni con il pubblico o da strutture in qualche modo analoghe, ma in realtà l'attività, in realtà insomma rafforzando questo principio, l'attività di comunicazione viene svolta da chiunque. Perché chiunque è all'interno di un sistema della pubblica amministrazione detiene comunque un potere, detiene il potere della conoscenza e anche se del suo ambito e nella relazione con il territorio, nella relazione con gli altri cittadini, ha il dovere in qualche modo di trasferire questa conoscenza, non di nascondersi dietro il dito, ma di trasferire la conoscenza che lui ha e condividere di fatto questo potere, sia all'interno sia all'esterno, perché devono essere garantiti quelli che sono i diritti di informazione, di accesso, di partecipazione all'attività che viene promossa dal sistema, dalla propria pubblica amministrazione. E inoltre deve in qualche modo la struttura di comunicazione agevolare il più possibile il cittadino nell'accedere ai diversi servizi, essendo molto chiari, molto espliciti, molto semplici nell'illustrare le disposizioni normative e le modalità di accesso ai diversi servizi e alle diverse potenzialità. Questo prevede comunque l'adozione e l'investimento da parte delle pubbliche amministrazioni anche in sistemi appunto telematici. Quindi la norma ovviamente parlava di reti civiche, noi sappiamo che intorno al 2000 c'era un grande sviluppo delle reti civiche, che in parte ci sono anche oggi, ma che sono diventate parte di un sistema molto più complesso di relazione telematica con il cittadino. E l'elemento poi di ascolto che viene ribadito all'articolo 8, sempre della 150, e questo ve l'ho preso in considerazione perché vanno attivati in qualche modo anche i processi di verifica della qualità, ma non con procedure solo ed esclusivamente interne, con metodologie interne, ma coinvolgendo direttamente i cittadini. E nelle attività di comunicazione istituzionale online sappiamo che oggi, come oggi, ormai tutti i social consentono, o meglio, i principali comunque social consentono di fare proprio dei mini sondaggi su diverse questioni che ci aiutano a correggere, come vi dicevo all'inizio, il tiro nelle nostre attività di comunicazione e di dialogo con la cittadinanza. Perché noi dobbiamo essere nelle condizioni non solo di trasferire dei contenuti, ma anche di ricevere questi contenuti e cercare di elaborarli per migliorare l'efficienza organizzativa interna.
Ecco perché io dico sempre che le attività di comunicazione sono strategiche per il buon funzionamento di un sistema di pubblica amministrazione e devono essere un po' nella cabina di regia delle decisioni, non essere coinvolte solo nella fase di output delle azioni politiche e delle policies in genere che vengono messe in atto sulla base di scelte strategiche politiche. Tutti questi concetti vengono poi rafforzati nella direttiva Frattini, che in qualche modo dice che il sistema di flussi di comunicazione interna deve essere incentrato sull'uso delle tecnologie. Ma questo perché? Perché l'utilizzo appropriato delle tecnologie velocizza alcuni processi. Poi è chiaro, una delle obiezioni che sento più spesso è sì, abbiamo introdotto nuovi sistemi di intranet, nuovi portali innovativi, facili per i cittadini, facili anche nella gestione interna, nella gestione da parte delle redazioni, però poi ci scontriamo con una realtà che vive ancora sulla carta, cioè alla fine stampiamo addirittura le email che arrivano perché non, culturalmente la nostra preoccupazione è quella di non riuscire poi a recuperare queste informazioni se non sono stampate su carta. Su questo c'è il processo di digitalizzazione è un processo che è stato avviato ormai da qualche anno, ma che dal punto di vista culturale è ancora molto lontano dall'essere poi effettivamente un elemento pratico della vita quotidiana delle pubbliche amministrazioni. Altra cosa che ritengo interessante nell'ambito proprio della metodologia della comunicazione istituzionale anche online è quella del senso di appartenenza, cioè del cercare di coinvolgere i diversi ambiti di un sistema di pubblica amministrazione per condividere qualunque tipo di percorso strategico di dialogo con la cittadinanza. Sappiamo anche che già nel 2000 c'è stata questa spinta verso l'e-government e questo ovviamente poi si è concretizzato anche con l'attivazione dell'agenda digitale, sia a livello europeo sia a livello italiano, perché ci si è resi conto che proprio l'utilizzo di strumenti telematici possano migliorare non solo il dialogo e il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino, ma possono anche migliorare quello che è un obiettivo del legislatore, cioè quella che è l'attività di controllo da parte del cittadino delle azioni della pubblica amministrazione, che sono poi un orientamento che ritroviamo nelle norme anticorruzione, che vengono poi un ragionamento, un concetto che viene ribadito spesso anche dall'ANAC in tutti i suoi provvedimenti o nella definizione delle linee guida ANAC, che è l'autorità nazionale anticorruzione. Nella direttiva Frattini si fa un po' il punto anche di quelli che sono poi gli strumenti che vengono messi a disposizione del cittadino, che sono tutti strumenti di comunicazione istituzionale, cioè l'albo pertorio online è sicuramente un potentissimo strumento di comunicazione istituzionale. Purtroppo, come era l'albo pretorio un tempo, quello fisico, veniva utilizzato e visto da poche persone, anche in questo caso i dati rilevano che l'utilizzo da parte del cittadino del protocollo, scusate, dell'albo pretorio online è in realtà abbastanza limitato, anche perché in alcuni casi le modalità di accesso sono abbastanza complicate o perché i file vengono salvati per esempio in formato immagine e quindi risulta poi difficile
caricarli agevolmente su dispositivi mobili come appunto vi dicevo prima che con il per esempio quel telefono. D'altra parte noi abbiamo nuovi sistemi introdotti proprio dall'agenda digitale come lo SPID, quindi le modalità di accesso ad un mondo di dati che viene agevolata attraverso un'unica chiave o ancora l'utilizzo sempre più diffuso all'interno del sistema della pubblica amministrazione dei big data o big data e grazie proprio alla spinta verso gli open data che possono essere agevolmente utilizzati dal sistema economico che può pescare una serie di informazioni, così come dal cittadino per riuscire ad avere un'informazione più dettagliata rispetto ad alcuni dati, ad alcune informazioni proprio anche numeriche su alcuni servizi. Vi ho fatto uno screenshot di un tipo di comunicazione istituzionale. Questo è il portale del comune di Palermo. Come vedete, voi avete in questa parte, vedete che c'è una informazione di natura prevalentemente istituzionale, si parla del reddito di inclusione, quindi si invitano i cittadini a presentare le istanze e la notizia che viene data dal portale è questa, una notizia molto asciutta, senza nessun tipo di commento di natura politica ed è una notizia quindi di servizio. Anche la notizia successiva sulle procedure relative alle adozioni, per cercare di facilitare il cittadino nell'accedere ad una serie di app che diventano sempre più frequenti nel rapporto col cittadino, vengono individuate poi delle sezioni all'interno del portale che permettono di agevolare proprio il cittadino stesso, in questo caso pagamenti online, piuttosto che prenotare degli appuntamenti o calcolare online quelli che sono i tributi locali più diffusi. Però sulle notizie di destra, voi vedete che anche in questo caso la scelta della redazione di questo portale è stata quella di dare delle notizie con un taglio non troppo enfatico, quindi che non un taglio quindi più di natura politica, ma proprio di natura istituzionale. Io qui racconto quello che è un determinato progetto che coinvolge la Federazione Italiana di Canottaggio, una serie di sponsor e diciamo, il mondo della disabilità, perché coinvolge la disabilità, quindi sia lo sport che il sociale, ma il riferimento al comune è questo, cioè patrocinato anche dal comune. Quindi io comunico, dialogo con i cittadini, dando un'informazione che è un'informazione di servizio, nello stesso tempo faccio emergere che la scelta, in questo caso politica, dell'amministrazione è stata quella di patrocinare un'iniziativa che ha una natura anche sociale, quindi di fatto do un messaggio anche di natura politica, ma con una chiave di natura appunto prettamente istituzionale, senza utilizzare quello che è un elemento tipico della comunicazione politica, che è l'enfasi. La seconda notizia che è più legata all'attività del comune, dove c'è questa convenzione firmata tra l'Istituto Toscanini e il Teatro Massimo, dove, e poi vi faccio vedere la slide successiva, dove in realtà il comune poi ha un ruolo particolarmente attivo in questo ente. Infatti, se andiamo a vedere la notizia mette in evidenza sia dal punto di vista dell'immagine, quindi con il sindaco Orlando che stringe la mano
al preside dell'istituto. In questo caso noi vediamo che l'informazione che viene data è un'informazione di natura prettamente istituzionale, anche se verifichiamo la sussistenza di una serie di elementi che sono il fatto che una figura istituzionale, che è una figura politica, è presente in una foto, viene citata nella nota pubblicata appunto sul web, ma non ci sono dichiarazioni virgolettate dello stesso sindaco. Una comunicazione istituzionale che però, e questo ve l'ho evidenziato a sinistra, ha poca interazione con il mondo social, o addirittura nessuna interazione con il mondo social, neanche da parte di coloro che fanno parte della struttura di comunicazione. E questo invece è fondamentale, questo invece è una delle percorsi strategici che bisogna tenere presente proprio per riuscire a in qualche modo ad avere riuscire a essere efficace appunto nella comunicazione di natura istituzionale. In questo altro screenshot vedete che il Comune di Palermo ha una sezione dedicata ai sondaggi. L'importanza nei processi di comunicazione istituzionale, l'abbiamo visto prima nella norma, è quella di dialogare. Il dialogo con la cittadinanza passa inevitabilmente dal monitoraggio, passa inevitabilmente dalla verifica di quello che è l'azione della pubblica amministrazione. Cioè io devo capire se effettivamente quello che io sto facendo è efficace o non è efficace, anche sul piano comunicativo. Ecco perché io ho voluto segnalare questa parte del portale del Comune di Palermo, che ritengo sicuramente molto interessante. Qui vengono un po' rifatte le famose faccine che erano state introdotte anni fa, ai tempi di Brunetta, ma di fatto poi che ritroviamo anche in centri commerciali o per altri tipi di attività utilizzate e proposte dalle strutture private. Questo altro tipo invece di comunicazione è una comunicazione attraverso i social, in particolare attraverso Twitter. Come vedete, qui abbiamo una prima comunicazione che è una comunicazione sempre del Consiglio regionale della Lombardia, più di natura di servizio, quindi inquadrabile nella comunicazione di natura istituzionale, e nella seconda invece abbiamo più una comunicazione che è una via di mezzo tra la comunicazione istituzionale e la comunicazione invece politica. In questo caso è vero che la sintesi di questo tweet, prima 140, oggi 280 caratteri, determina inevitabilmente una scelta di essere sintetici, quindi Cattaneo, macro regioni, primo passo per UE costruita dal basso. Però, come vedete, anche nello stesso messaggio, qui non viene semplicemente raccontato che il presidente del Consiglio regionale della Lombardia ha incontrato un personaggio, diciamo, nell'ambito dell'Unione Europea, ma comunque si tenta di dare già un messaggio di natura politica. Cioè, per Cattaneo l'importante è che il concetto delle macro regioni parta, venga costruita dal basso. In questo caso siamo tra la comunicazione istituzionale, appunto, e la comunicazione politica. E come vi dicevo prima, questa sovrapposizione dei due tipi di comunicazione, inevitabilmente li si incontrano sempre più spesso. E li si incontrano più spesso anche nell'utilizzo, proprio nella costruzione, a volte, del contenuto di comunicazione stessa. Se vedete in questa slide, ho preso un post di Facebook della Regione Liguria e in questo post vedete che non si racconta semplicemente che c'è stato questo incontro conoscitivo su della materia sanitaria con la delegazione cinese, ma
Si evidenzia fin dall'inizio della frase l'importanza dell'incontro, cioè importante incontro, cioè si vuole in qualche modo dare enfasi a una iniziativa ponendo l'accento sull'iniziativa stessa. Un'iniziativa dove viene precisato che è presente l'assessore alla sanità e poi due assessori, insomma, uno alla sanità e allo sviluppo economico, e dal punto di vista, diciamo, della linearità della comunicazione istituzionale, sicuramente centra l'obiettivo. L'unico piccolo, diciamo, appunto che si può fare è proprio legato all'utilizzo di aggettivi o spesso anche avverbi che mirano un po' a dare un'enfasi che non è particolarmente apprezzato dal mondo neanche dei social, perché sembra quasi che si voglia vendere un prodotto. E in realtà la comunicazione politica, come la comunicazione, soprattutto la comunicazione istituzionale, non deve proprio vendere nulla, deve essere una comunicazione prevalentemente una comunicazione di servizio. Nel caso invece della comunicazione politica, qual è il concetto, qual è l'elemento principale che prevale? È la persuasione. È un concetto che ritroviamo nei grandi Platone, Aristotele, quindi nella vecchia retorica, nei primi passi della retorica, e che in qualche modo è una delle tecniche anche linguistiche della comunicazione politica oggi. Comunicazione politica, ed è su questo che poi tenterò di soffermarmi, ha una serie di tecniche, ha una serie di modalità. Quindi la retorica ovviamente ha una serie di codici, una serie di regole, di forme che vengono utilizzate dalla comunicazione politica per riuscire proprio a persuadere il destinatario del messaggio politico. E noi sappiamo benissimo come in qualche modo ciascuno dei vari esponenti politici utilizza più o meno consapevolmente, a seconda del livello. Io parlo anche di esponenti politici a livello locale, quindi non particolarmente formati o dotati di staff capaci di supportarli in attività appunto di costruzione magari di discorsi o di interventi per diverse situazioni. In questo caso, appunto, vediamo, io ho in qualche modo preso in esame una serie di elementi che riguardano un po' la logica linguistica che ritroviamo appunto nella comunicazione politica. E sono più incentrati sulla retorica, più proprio che sulla filosofia, proprio perché sulla filosofia abbiamo in qualche modo dei metodi che portano ad una conoscenza di fatto disinteressata, cioè a ragionamenti fino ad arrivare poi a delle conclusioni che non necessariamente hanno come finalità proprio l'elemento della persuasione. E chi ha una buona tecnica di retorica riesce anche a esercitare quel potere di conoscenza, che è un potere di conoscenza dato dal ruolo che lui riveste. Auden, in questa pubblicazione, 1 settembre del 39, scriveva che tutto ciò che ho è una voce per svelare la bugia ripiegata. Ed è proprio l'elemento un po' della retorica e delle tecniche di logica linguistica che ti portano poi a rielaborare la verità per riuscire a raccontare una verità che viene percepita in modo diverso dai destinatari del messaggio, in funzione proprio di tecniche che riguardano prevalentemente la comunicazione politica, e parti che possono essere utilizzate anche per la comunicazione istituzionale, ma che appunto legate al concetto di persuasione ritroviamo nella comunicazione
prevalentemente di natura politica e la troviamo in qualche modo amplificata dal sistema dei social media. Ecco perché la diffusione in qualche modo anche delle fake news che hanno diverse sfaccettature. La fake news non è necessariamente la notizia falsa a prescindere, ma è un insieme, in alcuni casi, diciamo, di notizie che sono prevalentemente vere, ma che sono raccontate con enfasi o con tecniche appunto di comunicazione diverse. Ovviamente la comunicazione politica è cambiata nell'arco degli anni, dei decenni, direi, mentre prima avevamo prevalentemente quelli che erano i portaborse o i portavoce di un tempo che costruivano e gestivano la relazione con l'opinione pubblica, arriviamo poi oggi sempre più, meglio, già in passato c'era la presenza di esponenti politici nei diversi spazi, ma prevalentemente di informazione politica, e negli ultimi anni invece, ormai dalla metà degli anni 90, sicuramente assistiamo ad una spettacolarizzazione della politica, cioè l'uomo politico non è chiamato solo per riflettere su contenuti che riguardano prevalentemente il suo ruolo, ma viene coinvolto anche in situazioni prevalentemente di spettacolo, quindi con addirittura coinvolto in giochi che nulla hanno a che fare con il suo ruolo politico, o invitato in tavoli dove si discute di tutto e di più, quindi non necessariamente di quello che è poi il suo ruolo prevalente. La comunicazione, secondo il mio punto di vista, in qualche modo è cambiata anche perché abbiamo, registriamo quello che è io l'ho chiamata competizione populista, cioè in qualche modo il politico non viene più visto come un tempo, come la persona alla quale portare il massimo rispetto per il ruolo che ricopre, ma quasi come un pari che però ha in più un privilegio. Questo è, se vogliamo, figlio anche degli effetti democratici delle elezioni, che portano sicuramente le varie persone a interagire. Vedo che c'è qualcuno che ha alzato la mano, adesso arrivo subito, chiudo questo ragionamento e arrivo. Comunicazione bolla, scusate, vediamo un attimo, chiudo questo. Allora, comunicazione bolla, che è sostanzialmente la tendenza a racchiudere all'interno di quelle che sono i propri interessi e concentrare l'interazione politica all'interno di quella schiera di persone che in qualche modo condividono i propri interessi, escludendo il più possibile quelli che invece sono contro. Poi abbiamo ovviamente l'altro elemento che è l'elemento della contaminazione, cioè il fatto che delle notizie di politica e di comunicazione politica di un certo tipo siano poi mescolate con invece notizie più da talk show piuttosto che di gossip. Guardo un attimo, Gabriele, ho visto che ci sono alzate di mano, tu interrompimi pure se vedi. Alzata di mano, ma non vedo domande però. Esatto, non vedo domande, io vado avanti allora. Vado avanti, poi se ci sono domande, chiaramente bello. Diciamo che a noi risulta che Valentina abbia alzato la mano. Giusto. Ok. Se Valentina poi ha una domanda, può usare qualche cosa e scrive la domanda. E la domanda può usare sul pannello di controllo lo spazio per le domande. Così lo diciamo anche a tutti gli altri, ricordiamo a tutti gli altri, come giustamente tu avevi già precisato. Ecco, siamo arrivati alle 13, te lo dico perché così ho visto, ho visto. Dobbiamo recuperare quel quarto d'ora di ritardo, evidentemente. No, infatti 10 minuti completo e poi facciamo, poi lascio spazio a eventuali domande.
Ecco, possiamo dire che in qualche modo ci sono quattro tipi che vengono individuati da questo politologo statunitense, uno dei maggiori politologi che ha analizzato proprio anche l'aspetto del linguaggio politico, cioè Edelman, che sono le quattro tipologie di linguaggio politico. Un linguaggio prevalentemente esortativo, che punta molto sull'emotività del pubblico, il linguaggio più giuridico, che è di tipo più imperativo. In qualche modo l'obiettivo è di omologare i destinatari del messaggio, poi un linguaggio amministrativo che ritroviamo comunque anche appunto nella comunicazione politica, con in qualche modo anche con un obiettivo di complicare diciamo, il rapporto e la relazione, il dialogo con il cittadino, mescolando quelli che sono delle artifici dal punto di vista linguistico. E il linguaggio poi della contrattazione, cioè tutto ciò che viene definito dietro le quinte e che di fatto poi diventa un elemento che non necessariamente ha poi un output verso l'esterno, ma che fa parte però della costruzione di una modalità di linguaggio di natura politica. Ecco, questo screenshot che parla, cioè questo è un comunicato stampa riferito ad un commento fatto sul tema dell'antimafia, dei beni confiscati. Come vedete, qui già dalla comunicazione, già dal virgolettato iniziale, si capisce che questo ha una natura di comunicazione più che istituzionale, una comunicazione prevalentemente politica. Cioè qui il sindaco di Palermo, Luca Orlando, come vedete, in questa comunicazione ci sono le virgolette che vengono aperte nella parte iniziale del testo e vengono chiuse in questa parte. E ci sono una serie di espressioni come beffardo, ci si muove in direzione diametralmente opposta, si depotenzia l'efficacia della normativa e via dicendo, che sono proprio tipiche di costruzione di un linguaggio prevalentemente di natura politica. Lo stesso è in questo caso, cioè qui è una notizia istituzionale, un risarcimento economico e morale per Trezzano, e vediamo che in questo caso da una comunicazione che potrebbe essere assolutamente di natura istituzionale, il porre l'accento su il ruolo svolto da un sindaco in merito a questa vicenda, porta inevitabilmente a dare delle connotazioni più di natura politica, cioè grazie alla perseveranza, grazie all'insistenza di un sindaco, cioè costruzioni che inevitabilmente fanno spostare la comunicazione da quella che è istituzionale a comunicazione di natura politica. Vi dico che il punto di partenza, diciamo, uno delle tecniche di comunicazione politica parte dal concetto dei ragionamenti, e sui ragionamenti, che sono di tre tipologie, cioè dimostrativi, argomentativi e fallaci, io rapidamente vi faccio un excursus su quelli che sono fallaci, cioè quelli che sono delle tecniche che vengono utilizzate molto nella comunicazione politica, più per che nei discorsi politici e sempre più nei social, per tentare in qualche modo di mettersi, cioè di mettersi in buona luce e di mettere invece in cattiva luce gli avversari, che ritroviamo un po' nelle fake news e in qualche modo poi inquadriamo in quello che è un po' l'obiettivo un po' moralista di un certo tipo di politica. Ovviamente ce ne sono tantissime nella logica linguistica, sono quindi ragionamenti che vengono utilizzati artificiosamente per dare un risultato diverso
da quello che è l'effettivo contenuto, e le tecniche sono diverse. Io qui ne ho analizzate alcune che vi presento rapidamente. Poi generalmente io costruisco le slide in modo tale che siano proprio un po' della cassetta degli attrezzi. Questo tutti i docenti di Compubblica hanno questo tipo di costruzione del materiale che vi viene messo a disposizione, in modo tale che poi voi possiate poi analizzarli anche fuori dalla lezione. Uno è l'accento. L'accento, per esempio, lo ritroviamo nel momento in cui, soprattutto nella comunicazione orale, ma lo ritroviamo anche nella comunicazione scritta, nel momento in cui si vuole porre proprio l'accento su una determinata parola e mettere l'enfasi su una parola, cioè mettere l'accento, meglio, su una determinata parola, determina poi una scelta diciamo, di interpretazione del contenuto stesso. Per esempio, viene utilizzato per rendere il divieto più elastico, quindi non so, il sindaco ha imposto il divieto di parlare in piazza dopo le 22, pongo l'accento sul parlare in piazza, allora io che ricevo questo messaggio, allora se cantiamo non distribuiremo, non creeremo disturbi, non disturberemo la quiete pubblica, oppure serve anche per screditare gli interlocutori, magari ponendo l'accento su delle parole che non necessariamente il soggetto scelto aveva individuato come elemento del suo discorso. E quindi il sindaco aveva promesso che avrebbe detto sempre la verità, però non ha mai detto, per esempio, che avrebbe magari omesso qualche cosa e via dicendo. D'altra parte, Richelieu diceva che gli sarebbero bastate 6 righe scritte dall'uomo più onesto per farlo impiccare, invece con l'utilizzo dell'accento ne basterebbe un terzo. E ancora l'accento viene utilizzato, per esempio, per difendere delle linee di condotta. Altra tecnica è la formazione del conseguente. La formazione del conseguente ha di fatto come tecnica, cioè come costruzione, generalmente è il se allora, cioè se succede qualche cosa, allora la conseguenza è questa. Se io però inverto, inevitabilmente determino un po' una fallacia, cioè se prendo l'aspirina potrebbe venirmi un acufene e quindi ho un fischio continuo alle orecchie, dunque l'aspirina provoca l'acufene. Chiaramente è una contraddizione, ma di fatto è proprio una fallacia cosiddetta affermazione del conseguente, e via dicendo qui con altri esempi. L'anfibologia invece è una tecnica di costruzione ambigua. Il cattivo uso in particolare del che, ma anche in altri casi, quindi per esempio sul modulo di richiesta che ho riempito ho fornito dettagli sul mio trauma alla testa che qui includo. Ovviamente fa sorridere, ma di fatto sono messaggi che ritroviamo sempre più proprio nella sintesi della costruzione dei post piuttosto che dei messaggi di WhatsApp. Altro tipo di metodologia, cioè di fallacia, è l'argumentum antiquitatem. In questo caso, nel momento in cui io prendo come riferimento ciò che è antico, che sicuramente è vero. Ovviamente, qui nel linguaggio politico spesso troviamo si è sempre fatto così, quindi sicuramente va bene. Oppure mio nonno e mio padre hanno sempre bevuto una bottiglia di vino al giorno e sono campati quasi 100 anni, quindi se faccio lo stesso camperò anch'io 100 anni. In realtà, diciamo che ci sono altri fattori che determinano però il cambiamento cioè lo stato di salute di una persona, oppure anche la biforcazione, che è quella che è nota un po' come tecnica del bianco e del nero, e in questo caso si punta più l'accento, l'attenzione su degli elementi irrilevanti, escludendo quelli rilevanti. Bene, signore e signori, qui abbiamo solo due strade percorribili: o si fanno 10.000 passi al giorno, o ci viene l'infarto, o approviamo questo PGT, o non avremo le risorse per sostenere la spesa sociale della nostra città. Come vedete, queste sono tecniche che ritroviamo, ma di fatto magari non inquadriamo mai in modo preciso, ma che invece sono frutto proprio della logica linguistica tipica del linguaggio politico. Oppure accecare con la scienza, cioè far dare l'impressione
che si è detentori di una conoscenza specifica e quindi riuscire a convincere una grande parte della propria community o della community allargata che ciò che si dice è una è sicuramente vero. E in questo caso si infarciscono i discorsi con una serie, con un lessico complesso, con la ricerca di parole più complicate proprio per riuscire a dare l'impressione di essere particolarmente competenti. E questo crea poi una serie di soggetti che, soprattutto nel mondo dei social media, diventano poi detentori di un potere che poi di fatto non è supportato da altri elementi che di preparazione e di conoscenza. Io andrei a vedere le domande, se ci sono, Gabriele. Ok, no, non ci sono domande. C'è Valentina che ci segnala che ha dei problemi di audio, spero si siano ristabiliti, nel caso poi proviamo a verificarli direttamente con lei. Altri problemi non... Allora, se ci sono domande da parte del... Domande non ne vedo io. Se non ci sono domande... Non ci sono. Io comunque, Gabriele, ricorderei appunto che tutto questo materiale comunque è già a disposizione, giusto, Sì, dei partecipanti. Nella fretta dell'inizio mi sono dimenticato di dire che il materiale è scaricabile come l'altra volta dal pannello di controllo nella sezione documenti. Quindi lasciamo magari qualche momento a tutti per poter scaricarsi il materiale che, ricordo, a fine del webinar vi verrà richiesta una valutazione della lezione di oggi, che nei prossimi giorni vi verrà mandato anche un questionario di 5 domande a risposta aperta, a risposta multipla, che è quello a cui dovrete rispondere per chiudere diciamo, il cerchio del rilascio dei crediti per questo webinar. Così come vi manderemo anche quello del webinar di settimana scorsa. Li mandiamo con un po' di ritardo perché per dare tempo anche agli assenti di visualizzare la registrazione del webinar, visto che non hanno potuto assistervi in diretta. Non vedo, vedo soltanto Aurora che ringrazia per ringraziata, grazie, grazie a lei, la Aurora. lezione. Non vedo altre domande, quindi vi darei semplicemente appuntamento a questo punto al 12 dicembre con il prossimo webinar che sarà costruire il manuale di stile per il web che terrò io stesso e quindi ci rivedremo, perlomeno per dire meglio, mi rivedrete settimana prossima. Ringrazio Claudio e Grazie ringrazio a te. E grazie a tutti i partecipanti. Poi, se ovviamente avete delle domande che vi vengono in mente successivamente quando vedete il materiale, ovviamente Gabriele poi raccoglie tutto e ce le trasferisce. Noi siamo sempre a disposizione. Grazie, grazie a tutti.